Amministrative in 84 comuni del Veneto, l'affluenza in calo, lo spoglio nei maggiori comuni sta procedendo a rilento, solo poche sezioni scrutinate. Un anziano è morto dopo essersi scontrato con il suo scooter contro un camion. L'incidente è avvenuto lungo la statale 12 a Cavaion Veronese. Incidente mortale alle prime luci dell'alba di oggi lungo la Monsalice Mare, perde la vita un giovane di Cadoneghe. Svolta nelle indagini sul trentenne tunisino legato e seviziato in un casolare abbandonato nei pressi del castello del Cataio, i carabinieri hanno arrestato un connazionale 37enne. Picchia e minaccia due ragazzi del veneziano arrestato dai carabinieri di Treviso, un bellunese di 20 anni li ha aggrediti con un coltello a serramanico per rubargli il portafoglio. Ci sono aggravate le condizioni della donna ricoverata in terapia intensiva a Treviso e al Cafoncello, è finito in gravissime condizioni anche un Novax dichiarato. In arrivo forti piogge e temporali che interesseranno soprattutto le zone centro-settentrionali del Veneto. La fase più intensa è prevista per questa notte e nella mattinata di domani. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque, lo avete sentito, affluenza bassa è del 55,73, l'affluenza definitiva alle ore 15 del primo turno delle elezioni comunali in Veneto. La provincia con la maggiore affluenza alle urne è stata Rovigo con il 61,54%. Ma ora ci colleghiamo subito con Conegliano, dove per noi c'è la nostra Lina Paronetto con Simone Merlo. Buongiorno, buonasera Lina. Buonasera Daniela, buonasera ai telespettatori. Sì, siamo in diretta da Conegliano con Gianangelo Boff, commissario provinciale della Lega. Qui a Conegliano il candidato della Lega, Piero Garbellotto, è avanti di una decina di punti in questo momento, ma lo spoglio è naturalmente ancora in corso. 10 punti su Fabio Chies, sindaco uscente, candidato di Forza Italia di Due Civiche. Dunque, un risultato storico, diceva, per la Lega, perché è primo partito della città. Sì, un risultato storico, questo per la Lega di Conegliano. Abbiamo corso tanto, vanno ringraziati tutti i candidati, tutte le persone che si sono adoperate per questa campagna elettorale. E il risultato è arrivato, un bellissimo risultato. Ora vabbè, ci aspetterà probabilmente un ballottaggio, attendiamo appunto la fine degli spogli per capire bene qual è la situazione, ma poi probabilmente ci aspetterà un ballottaggio che ci vede comunque con un ampio margine di vantaggio e quindi sarà una bella battaglia. Senta, per quanto riguarda il resto della provincia, velocemente, è stata una buona tornata per voi? Beh, sul resto della provincia i risultati sono tutti quanti positivi, abbiamo vinto in ogni comune, quindi il risultato è sicuramente stato più che positivo. La Lega ha lavorato bene, hanno lavorato bene i nostri candidati, abbiamo riconfermato Paolo Guizzo a Volpago, abbiamo riconfermato Andrea Susanna a Porto Buffolè. Mi dicono comunque che i numeri su Villorba ci facciano ben sperare. Adesso non ho ancora il numero definitivo, ma dovremo passare anche lì al primo turno, così come Montebelluna e Oderzo. Quindi sicuramente un buon risultato. Monfumo si è confermato Ferraris, sindaco uscente, per cui sicuramente come Lega abbiamo fatto un bellissimo risultato. Adesso ci marrà il ballottaggio, però un ballottaggio che ci lascia molto fiduciosi dato il buon vantaggio del primo turno. Ecco, prima di chiudere, Daniela, chiediamo conferma a Gianangelo Boff. Alle 19.30 è previsto qui l'arrivo del governatore Zaia e anche di Piero Garbellotto. Sì, dovrebbero arrivare qui, ci siamo sentiti prima, diciamo che il governatore era felice anche lui del buon risultato anche di Conegliano, ma anche di tutti gli altri comuni. Si è lavorato pancia a terra come siamo abituati a fare e questo ha pagato poi sul territorio. Siamo fiduciosi che i cittadini vorranno poi darci la loro fiducia proprio anche per il grande lavoro che abbiamo fatto e che continueremo a fare per la città. Grazie Gianangelo Boff, io restituisco da Conegliano la linea allo studio. Grazie, grazie davvero a Lina, grazie, buon lavoro. Noi da Conegliano ci spostiamo ora a Montebelluna con il nostro Cristian Arboit per vedere come sta andando lì a Montebelluna. Cristian, buonasera. Sì, buonasera Daniela, mi trovo qui all'esterno del municipio di Montebelluna dove è attesa una stretta di mano tra i due contendenti, tra Adalberto Bordina del centrodestra e Loreno Miotto del centrosinistra. La situazione sembra
abbastanza chiara già alle 4:30 più o meno ai nostri microfoni. Il candidato del centrosinistra ha ammesso di fatto la sconfitta, facendo gli auguri ad Adalberto Bordin. Adalberto Bordin, quindi, a meno di una sorpresa dell'ultima ora, sarà il nuovo sindaco di Montebelluna, 38 anni, consulente aziendale, già assessore al bilancio della prima giunta Favero, poi capogruppo di maggioranza. Attualmente è al 65% su 6 sezioni scrutinate, stando ai dati del comune, 65% contro appunto il rimanente 35% per il candidato del centrosinistra Miotto. Resta il fatto che l'affluenza al voto è stata particolarmente bassa, soprattutto qui a Montebelluna è stata anche al di sotto della media provinciale, siamo al 47,2-47,3% degli aventi diritto, un crollo verticale rispetto alla precedente tornata amministrativa del 10%. Quindi siamo in attesa di questa stretta di mano, però posso farti sentire per un momento il candidato sindaco del centro-sinistra, Miotto. Eccoci Miotto, siamo di nuovo collegati con Antenna 3. Lei è in attesa del sì, suo... Stiamo aspettando il mio rivale, quindi colui che ha vinto le nostre elezioni qui a Montebelluna, e così una stretta di mano anche per fargli gli auguri di buon lavoro. Sicuramente per lui sarà anche dura, anche perché, ripeto, Montebelluna, cioè la squadra che lui andrà a governare, è stata scelta da nemmeno 5 persone su 10 qui a Montebelluna, quindi dovrà tener conto soprattutto di quel 50% che non è venuto a votare, e anche la nostra percentuale di votanti che hanno espresso un consenso verso il nostro progetto di centro-sinistra. Perché è Miotto, secondo lei, tutta questa disaffezione? Guardi, credo che possono essere tanti motivi. Io credo che ci sia anche una grande crisi di valori sotto, e quindi uno dei valori è il bene comune, e quindi le persone non si sentono impegnate, coinvolte forse anche nella difesa del bene comune. Quindi il tema della partecipazione è un tema forte sul quale non solo la politica, ma credo tutto il mondo, anche delle associazioni, il mondo ecclesiale, il mondo laico, deve riflettere molto su questo grande tema. Grazie. Grazie, grazie Cristian. Grazie, grazie al candidato. Dato Miotto, ripeto, siamo in attesa che arrivi Bordin per questa stretta di mano che darà il via ufficiale all'amministrazione Bordin. Quindi ti restituisco la linea, Daniele. Grazie, grazie davvero, grazie Cristian. Ed ora nel veneziano, a Chioggia, dove ci trova lì per noi Ilaria Marchiori. Vediamo, niente, ancora non c'è Ilaria, vediamo se riusciamo a collegarci con Visentin da Padova. Vediamo, perché ovviamente siamo in diretta, quindi con i colleghi che stanno raccogliendo anche gli ultimi dati. Vediamo se abbiamo in collegamento oppure da Cittadella. Ancora nulla. Quindi aspettiamo e andiamo avanti. Dunque aspettiamo di vedere se ci sono i collegamenti. Se qualche collegamento è pronto per capire come stanno andando le elezioni amministrative nei vari comuni. Abbiamo visto il trevigiano, sentiamo anche poi nel veneziano, dunque da Chioggia, comune più grosso, dove si trova la nostra Ilaria Marchiori. Poi ci sposteremo anche a Padova con Valentina Visentin. Intanto però, in attesa, io andrei avanti anche con la cronaca, perché ci sono stati diversi incidenti stradali oggi. Il primo incidente mortale è stato a Verona, un uomo morto dopo essersi scoperto
scontrato con il suo scooter con un camion. L'incidente è avvenuto nel Veronese sulla strada statale 12. Alla guida dello scooter un anziano residente a Ponton di Sant'Ambrogio di Valpolicella, che per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale è stato travolto dal mezzo pesante all'imbocco di una rotatoria. L'uomo è morto sul colpo. E un altro incidente stradale: alle prime luci dell'alba di oggi, lungo la Monsalice Mare, perde la vita un giovane di Cadoneghe. Vediamo il servizio, poi ci colleghiamo con la nostra Ilaria Marchiori, che vedo. Giovane di 28 anni, residente a Cadoneghe, è morto e altre 4 persone sono rimaste ferite in maniera non grave in un tremendo incidente stradale avvenuto lungo la statale 16 Adriatica a Monselice questa mattina. La Fiat Panda, guidata dalla giovane vittima, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata con una cisterna per lo spurgo dei Pozzi Neri. L'impatto ha coinvolto anche altri 3 veicoli che, secondo una prima ricostruzione, avrebbero tamponato i 2 mezzi che si sono scontrati frontalmente. Sul posto immediati soccorsi dei medici del 118, ma per il 28enne di Cadoneghe non c'è stato nulla da fare ed è deceduto nelle fasi di rianimazione durante il trasporto all'ospedale. I vigili del fuoco e la polizia stradale di Padova, che sono intervenuti nel luogo dell'incidente mortale, hanno chiuso la strada per consentire di rimuovere i mezzi e fare i rilievi dell'incidente. Ed ora torniamo a parlare delle elezioni e vedo già sullo schermo la nostra Ilaria Marchiori, che si trova a Chioggia. Buonasera Ilaria. Sì, buonasera Daniela, buonasera ai nostri telespettatori. Anticipo subito che ci sono molti problemi di connessione, come avrete intuito, quindi se cadesse la linea è proprio per questo motivo. Siamo qui a Chioggia, si sta andando davvero molto a rilento, siamo almeno fino agli ultimi dati disponibili, perché la connessione appunto è molto scarsa. Eravamo a 4 sezioni su 50 fino a una ventina di minuti fa, che davano il centrodestra unito nella figura di Mauro Armelao, a seguire Lucio Tiozzo del Partito Democratico, 5 Stelle con Daniele Stecco, Roberto Rossi di Energia Civica, Alessandra Penzo e poi Mirko Righetto. E insieme a noi c'è proprio Roberto Rossi di Energia Civica, ex portavoce del comitato No GPL. Eccoci qui. Rossi, innanzitutto, questo, se dovesse essere confermato anche come posizione di Energia Civica, sarebbe un buon risultato. Ovviamente stiamo parlando con i dati che abbiamo adesso in mano, che sono anche pochi. Sì, decisamente sì. Ecco, quello che noi, come dire, verifichiamo e diamo giudizio negativo è che l'affluenza è stata bassissima. Abbiamo perso 6.000 elettori rispetto alle scorse comunali del 2016. Il nostro progetto era proprio quello di portare i cittadini a partecipare e quindi ad andare a votare. Da questo punto di vista, diciamo che questo lancio che abbiamo fatto in città non ha avuto la presa che ci saremmo aspettati. Come risultato il nostro si sta delineando il risultato che tutto sommato è accettabile. Siamo una lista civica che parte da zero. Partiva da zero e quindi non eravamo in grado di capire come dire, quello che poteva essere il nostro elettorato tipo. Noi partivamo appunto da aver svolto in città un lavoro importante, da aver conseguito un risultato importante con la chiusura dell'impianto di GPL. Pensavamo che ci fosse che la gente facesse un abbinamento molto più immediato rispetto a questo. Evidentemente la maggior parte si è affidata ancora alla politica solita, ecco, e poi c'è chi non va a votare. Questo è un problema, l'abbiamo visto non solo qui a Chioggia ma anche in tanti altri comuni della nostra regione, ma non solo. Lei diceva hanno voluto guardare la politica, però in questo caso se fossero confermate le linee che stiamo vedendo finora, quindi con il centrodestra in testa, sarebbe un risultato storico per una città come Chioggia? Beh, Chioggia tendenzialmente è una città di centrodestra come elettorato storicamente. Quando ha vinto il centrosinistra lo ha vinto sulla spinta di... quindi sì, non è una novità che abbia vinto al primo turno, insomma, questo qua, stando ai primi dati che stanno arrivando, speriamo, certo, che la cosa
possa essere ancora... Potrebbero ancora... Recuperabile. Certo, certo, perché come dicevamo, Daniela, siamo ancora molto molto indietro, ovviamente questo anche perché certo. È uno dei comuni più grandi che abbiamo. Se non ci sono altre domande per anche il nostro ospite, io restituisco la linea allo studio. Grazie, grazie Ilaria. Noi ci spostiamo ora nel Padovano, dove per noi c'è anche la nostra, la vedo, Valentina Visentin. Valentina, a te la linea. Sì, buongiorno Daniela, eccoci qua per darvi i primi risultati dei comuni del Padovano che sono andati ad elezione. Tre i comuni sopra i 15.000 abitanti, so che poi avete un collegamento con Cittadella dove ci sarà la collega che vi aggiornerà sulla vittoria di Luca Pierobon. Io sono ad Est dove c'è attesa per i risultati, poche le sezioni scrutinate, al momento sembra che sia quasi certo il ballottaggio tra la sindaca uscente Roberta Gallana è uno degli sfidanti che potrebbe essere o Matteo Paiola, che è una civica di centrosinistra, o il candidato del PD Giovanni Mandolitti, ma insomma è questione ancora di mezz'ora circa e poi si potrebbe sapere se si va appunto al ballottaggio con la sindaca appunto Gallana in testa. Per quanto riguarda Albignase, che ci sono pochissimi dati, questo è l'altro comune sopra i 15.000 abitanti che rischia il ballottaggio, anche se sembra che sia in netto vantaggio il sindaco uscente Filippo Giacinti, sostenuto dal centrodestra. Vado adesso a dirvi tutti i piccoli comuni di cui abbiamo già il sindaco eletto. Ardergrande, la riconferma del leghista Filippo Lazzarin con un plebiscito, parliamo di oltre il 70% dei voti. Non c'è ancora un sindaco eletto a Boara Pisani. A Carmignano invece si conferma il vice sindaco reggente Eric Pasqualon, che era subentrato dopo la morte di Alessandro Bolis alla guida del comune, viene riconfermato sindaco. A Cartura c'è una testa a testa, ma su tre sezioni scrutinate su quattro sembra in testa Serenella Negrisolo. A Grantorto ancora non c'è il sindaco eletto. A Montagnano invece è stato eletto Giampaolo Lovato del progetto Montagnana Comune, e quindi discontinuità rispetto all'amministrazione uscente. Grande riconferma invece a Monte Grotto Terme, dove con oltre il 50% si riconferma Riccardo Mortandello. Un cambio netto invece per Noventa Padovana, uno dei più grandi comuni della cintura urbana, dove ha vinto Marcello Bano, candidato del centrodestra, e quindi dopo 10 anni di amministrazione di centro-sinistra Noventa Padovana cambia completamente con Marcello Bano. A Ospedaletto Euganeo sembra essere riconfermato Giacomo Capin, ma manca ancora una sezione e i voti tra l'altro sfidante di differenza non sono tantissimi, però è in testa Giacomo Scapin. A Rovolon invece sindaco Ermanno Magagnin, sostenuto dalla sindaca uscente Maria Elena Sinigaglia, quindi una scelta di continuità per Rovolon. A Vigo d'Artere riconfermato il leghista Adolfo Zordan, sindaco uscente e anche deputato. Grazie, grazie davvero Valentina, grazie. Noi ci spostiamo subito a Cittadella, come ci avevi detto tu, dove per noi c'è Rinda Chitezza. Buonasera, buonasera. Buonasera, ciao Francesca, ecco siamo qui proprio con il candidato del centrodestra Luca Pierobon, che lui ci darà esattamente i dati attuali, che infatti il conteggio sta andando un po' a rilento come sappiamo, eccoci. Ci aggiorni sindaco. Beh, buonasera intanto. Le prospettive sono buone, siamo dati sopra il 70%, quindi vuol dire che la squadra ha lavorato bene, i cittadini ci hanno dato insomma il loro voto positivo, insomma, di 5 anni di amministrazione, quindi una continuità che però parte da lontano, parte dal 1994, quando la Lega è arrivata al governo di Cittadella, quindi vuol dire insomma che la Lega e gli alleati governano bene a Cittadella e i cittadini apprezzano quello che abbiamo fatto. Lei va moltissimo a rilento il conteggio e lei è il sindaco uscente, comunque c'è stato questo problema anche in passato con Cittadella? Beh, diciamo che la legge elettorale purtroppo è un po' strana, perché preferisce prendere come preferenza la X sul simbolo anziché la preferenza, quindi è chiaro che la volontà dell'elettore sarebbe chiarissima, che è quella di scrivere il cognome del candidato consigliere, e quindi c'è un po' insomma normale battaglia, ecco, chiamiamola, nei seggi per tentare di portare a casa quella che poi è la volontà dell'elettore. Però insomma il voto del sindaco non cambia sicuramente, cambiano le preferenze dei consiglieri comunali che vedremo domani mattina.
Grazie. Infatti, giusto anche per concludere, ecco appunto quanti seggi ci sono? 18, tenendo conto che uno è il seggio dell'ospedale, oggi ad ora siamo a 6. 6 seggi scrutinati, siamo attorno al 77-78, però probabilmente la percentuale sarà attorno al 70-75. Perfetto, Francesca, se tu hai delle domande, no, vuoi farle, io darei la linea a te. Grazie, a posto, grazie, perfetto, grazie davvero, perfetto. Grazie, buon lavoro. E noi andiamo avanti con la cronaca, perché abbiamo anche cronaca e molta svolta nelle indagini sul trentenne tunisino legato e seviziato in un casolare abbandonato nei pressi del castello del Cattaio. I carabinieri hanno arrestato un connazionale. Svolta nelle indagini per risalire agli aguzzini del cittadino tunisino trovato incaprettato e seviziato in un casolare in via Cataio a Montegrotto Terme. È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Abano Terme un cittadino tunisino 37enne residente nel comune termale con l'accusa di essere uno dei due aguzzini. L'uomo con un compagno aveva legato un trentenne connazionale sottoponendolo a una serie di sevizie nella notte del 28 settembre. Le sue urla disperate avevano attirato l'attenzione di alcuni cittadini che avevano avvisato prontamente i carabinieri. Il malcapitato era stato trovato dai militari seminudo con i piedi e le mani legate e infilato in uno pneumatico per bloccarlo con una profonda ferita alla spalla. Aveva da subito destato scalpore la violenza e il rituale in stile mafioso dell'aggressione. La vittima, dopo essere stata soccorsa, aveva identificato uno dei due aguzzini, fermato poco dopo dai militari con l'accusa di sequestro di persona, rapina e lesioni. All'origine del gesto, il rifiuto della vittima di fornire il recapito di un conoscente che aveva un debito coi sequestratori. Nel tentativo di procurarsi un alibi, l'arrestato si era presentato poco dopo l'aggressione dei carabinieri, denunciando di essere stato vittima di una rapina. Per questo è stato denunciato anche per simulazione di reato. Furti e rapine tra giovani in aumento. L'ultimo episodio a Monastiera ha arrestato un bellunese di 20 anni. Sentiamo. Aggrediti, picchiati e minacciati con un coltello a serramanico, scaraventati a terra. Uno dei due colpito con calci alla testa. Due ragazzi di 17 e 18 anni della provincia di Venezia hanno subito una rapina nella notte tra sabato e domenica all'esterno di un locale a Monastier di Treviso. Avvicinati da un gruppo di giovani, tra i quali un ventenne bellunese di origini nordafricane già noto alle forze dell'ordine, poi arrestato in flagranza, al quale terrorizzati hanno consegnato i loro portafogli. Ancora sotto shock, hanno allertato i carabinieri. Poco distante, pochi minuti dopo, abbiamo sorpreso nascondersi dietro una siepe e tentava di eludere il controllo coprendosi il volto con il cappuccio della felpa, tra l'altro poco prima rapinata ad uno dei ragazzi. Una volta rintracciato, hanno scoperto all'interno della borsa che teneva con sé un vero e proprio bottino, un orecchino con brillantini di un ragazzo di Silea, un cellulare di un diciottenne di Treviso, un orologio, una catenina. La perquisizione consentiva di rinvenire diversa area furtiva, oggetto di rapina e furti consumati nella notte, ai danni di alcuni soggetti che già erano al corrente di essere rimasti vittime appunto delle appropriazioni e altri che non sapevano nemmeno di aver subito appunto il furto nel corso della serata. Il giovane in carcere è stato arrestato per furto e rapina a mano armata. Intanto le indagini dei militari dell'arma si concentrano per accertare la presenza e le eventuali responsabilità di complici e risalire ai proprietari per restituire la refurtiva ritrovata. Ed ora una notizia: si sono aggravate le condizioni della compagna di stanza della donna romena morta per Covid e ricoverata in terapia intensiva a Treviso. Al Cafoncello intanto è finito in gravissime condizioni anche un Novax dichiarato ed è partita la campagna per la terza dose al personale sanitario over 60. Questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Benvenuti al meteo. Forte perturbazione sul nostro territorio, martedì 5 ottobre, condizioni di maltempo e rischio di criticità idrogeologica. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo spiccatamente instabile. Il cielo sarà molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di temporale, localmente abbondanti e intense, specie sulle zone montane e pedemontane, ma anche sulla pianura più settentrionale. Temperature in lieve calo, minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese invece tra i 20 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, anche qui tempo molto variabile, lo vediamo, con piogge diffuse un po' ovunque, localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime sui 21-24 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, avremo rovesci dappertutto, attenzione anche a possibili locali nubifragi. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.